come è stata l'esperienza di giuria anche in assistenza di Massimiliano. Dal mio punto di vista è stata molto formativa perché ci ha permesso di cimentarci in qualcosa che non è strettamente, non concerne strettamente quello che noi facciamo, la nostra scuola, cioè, però ci ha permesso anche di sperimentare, quindi di essere dalla parte di chi valuta un lavoro. Quindi è stato molto formativo da questo punto di vista. Ci sono altri aspetti? No, sicuramente far parte della giuria ti porta a partecipare al festival in modo diverso. Quindi non vai a vedere un film e quando esci ti dimentichi e fai le tue cose, ma torni a casa, ti porti i film con te e inizi a ragionarci, a riflettere. E quindi rifletti anche proprio sul valore delle opere che vengono presentate e anche sul messaggio che portano al pubblico. È anche un modo per mettere in pratica quello che noi studiamo ogni giorno all'università, essendo comunque studenti del dance. È quella scusa in più che ti fa seguire ancora più volentieri le lezioni e ti fa arrivare a un risultato che puoi toccare con mano. Vabbè, per molti di noi, se non per tutti, insomma, non mi ricordo, era la prima volta con questo tipo di incarico, per cui è anche una scoperta di ciò che possiamo dare noi, al di là di quello che abbiamo studiato. Che sì, c'è sicuramente una preparazione a monte, però poi c'è anche un discorso più generale legato a quelle che sono le nostre peculiarità. Infatti, per arrivare ad un verdetto ci abbiamo impiegato un sacco di tempo perché ognuno aveva la sua idea alla fine, ci sono andati molto su lidi molto diversi. Noi ci conoscevamo già tutti prima, però questo ha fatto sì comunque che ci fosse da subito una sintonia anche con Massimiliano, che non conoscevamo, però siamo entrati subito in sintonia, abbiamo lavorato bene, è stata una bella esperienza. Io sapevo che c'era il festival e quindi mi ero informato per avere l'accredito, ho visto che c'era la possibilità di essere nella giuria e allora mi sono proposto, ero con Silvia, poi l'abbiamo proposto, c'era anche Sofia, l'abbiamo proposto a Marco. E quindi è nata un po' per caso, in una giornata in cui dovevamo studiare siamo finiti ad essere la giuria di cortometraggi. Abbiamo fatto un po' avanti e indietro tra la sede, uffici, professoressa, Rams, eccetera. Però un pomeriggio che è stato positivo. È stato positivo alla fine. Loro quattro sono entrati in blocco, io sono stato avvisato durante una pausa pranzo di questa possibilità, ero fuori, quindi ero in un bar a mangiarmi una pizza, arriva una persona che... la persona che mi ha proposto questa cosa ha detto Peppe, candidati alla giuria dell'Overs. Ma chi cazzo l'ha mai fatto questo lavoro qua? Cioè, e invece no, invece sono contento di averlo fatto, devo ringraziare perché è una grossissima esperienza e oltretutto alla fine mi sono trovato anche bene con gli altri. Nessuno di noi è mai stato al festival gli anni precedenti, anche perché quasi tutti noi siamo arrivati a Torino quest'anno per studiare per la magistrale. Quindi è stata un'esperienza completamente nuova, quindi non abbiamo visto il vecchio festival e il nuovo festival, visto che quest'anno è cambiato, ma abbiamo conosciuto subito la nuova versione. E per quanto mi riguarda ho apprezzato molto il festival per questo desiderio di appunto presentare un po' tutti gli aspetti del mondo queer, quindi anche il fatto che la sigla sia LGBTQI, quindi un'apertura verso tutte le sfumature della sessualità e anche il desiderio di un'integrazione fra tutti questi diversi aspetti. E quindi anche nei film abbiamo ritrovato un po' diverse tematiche e soprattutto io ho apprezzato la scelta di presentare molti film che parlassero di ragazzini molto giovani, quindi che parlassero dell'esperienza queer non tanto nel mondo degli adulti quanto proprio nel momento della formazione. E penso che sia importante comunque andare incontro a queste situazioni, a queste problematiche già con i ragazzini, quindi con persone che si stanno ancora formando e non hanno molto chiara la loro sessualità. Anche per quanto mi riguarda, cioè, la prima volta perché mi sono trasferito a Torino da poco tempo, da qualche mese, io ho apprezzato, vabbè, oltre chiaramente diciamo, la sensibilità diciamo, rivoluzionaria di questo festival, perché fa capire bene come cioè il film non è solo una rappresentazione della realtà ma può modificarla, quindi in questo senso l'Overs va in questa direzione, cioè si applica per far cambiare le cose e si vede questo. Io sono arrivata pure a Torino, quindi è la prima edizione che vedo, però già a Palermo avevo collaborato con il
Film Festival, che comunque è un festival LGTB. E quindi quando ho visto la possibilità di poter continuare questo percorso anche a Torino e di poter rivivere nuovamente questo ambiente, che ho sempre trovato un ambiente molto bello che dà tanto, ho afferrato subito, diciamo, l'amo e ho detto ma sì, andiamo a scoprire anche come a Torino. No, poi vorrei anche citare il team che lavora insomma dietro il festival, dietro le quinte, insomma sono dei ragazzi molto in gamba che ci hanno messo a nostro agio, ci hanno accolti benissimo e anche per me era la prima volta qua all'Overs e comunque penso sia anche uno dei più importanti d'Italia perché la 32esima edizione ha una storia importante alle spalle e anche il fatto che magari quest'anno la direttrice, non so prima da chi fosse diretto, però quest'anno la direttrice Irene Dionisio, che è una regista molto giovane, forse il festival ha sentito in positivo di questa ventata di novità. Per me è il secondo anno, però ho la scusa, tra virgolette, nel senso stavo morendo dietro la sessione estiva l'anno scorso in questi tempi, quindi mi spiace. Però no, è appunto il mio primo festival queer. Due osservazioni. La prima è che ne parlavamo anche oggi mentre decidevamo poi quale corto premiare, non abbiamo visto un corto che non parlasse di sesso. Va bene, ci sta. Il discorso che comunque secondo me, secondo noi, ci sono anche tanti altri fattori di integrazione proprio nella società, magari dal punto di vista lavorativo piuttosto che anche l'accettazione in senso stretto nel mondo adulto. E ci si poteva aspettare un pizzico di varietà in più, ecco. L'altra cosa più personale è che è un festival LGBTQI. Io la I non ho mai capito cosa significa. Questa è una cosa totalmente personale, ma ancora lo devo capire. Se potete illuminarmi dopo l'intervista.